Iniziamo subito con Mister Pascuzzo, un pareggio che forse tarpa le ali un po' all'Olympique, formazione rimaneggiata, avete sofferto, eravamo uno super sui tiri di Blastein e Errada. Si aspettava un Gallico Catona così, così forte, così deciso? I dettami tattici di Peppe Giovinazzo stanno dando i loro frutti. Faccio i complimenti al collega e a tutto il Gallico Catona che hanno dimostrato di fare un ottimo calcio e di fare una bella partita. Io il punto me lo tengo stretto perché, viste le condizioni in cui eravamo oggi, è un grande risultato per noi. Abbiamo perso pure in corsa un giocatore come Benincasa, siamo arrivati solo in 15 a giocarci questa partita dopo una serie di partite tirate al massimo, lo dicevo anche ieri, un po' di stanchezza si fa sentire in un campo difficile con una squadra bella tosta come quella di oggi del Gallico Catona, ci può stare. Con Peppe Giovinazzo, mister, complimenti, un bellissimo Gallico Catona che ha giocato alla pari nonostante i 27 punti di differenza in graduatoria contro l'Olympique. Sì, abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo approcciato bene a differenza di domenica scorsa, al cospetto di una squadra sì rimaneggiata, mancavano forse uno o due giocatori, però hanno sempre degli uomini importanti. Noi siamo stati bravi a interpretare bene la partita, direi che meritavamo qualcosina in più oggi. Mi dispiace per i ragazzi perché veramente hanno dato tanto e credo che oggi il portiere Ramun ha fatto due interventi da gineteca, sia su quello su punizione che su quello su Blastein. Nel primo tempo ha sacrificato Luigi Tripodi e lo stesso Monocchio, come mai queste scelte, mister? In settimana chi lavora meglio è più in condizione, tenendo presente anche in considerazione la squadra avversaria, Fulco mi dava più garanzie a livello di copertura, specie al primo tempo, avevo immaginato così la partita, così poi è stata. Gigi nella fase offensiva la fa abbastanza bene, però magari tutta la fascia in copertura magari gli veniva un po' più difficile, questo era niente di particolare, ecco. We'll be right back.